sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo. Con lui è stato veramente un rapporto molto intenso, di lavoro, entusiasti tutti e due, per cui non sentivamo neanche la fatica del lavoro. Eravamo poi alla fine soltanto io e lui, quindi si può immaginare quanto lavoro c'era da fare. E ogni volta inventava qualche scena e che bisognava realizzare e che io ero a disposizione ed ero molto felice di poter collaborare con questo genio. Io ho avuto il piacere e l'onore di avere Mario, e io lo chiamo per nome perché ormai è un elemento di famiglia, si può dire, come direttore della fotografia di un mio film, un lungometraggio molto vicino al registro stilistico della videoarte, su Carmelo Bene. Non è un lavoro autobiografico, non è un documentario che si avvale di materiale di repertorio. È un'esperienza immersiva, è una ferita, una testimonianza mia in quanto vittima, in senso buono chiaramente, dell'opera di Carmelo Bene, in cui io testimonio un mio rapporto diretto, intimo, con l'opera di Carmelo Bene. Avevo un rapporto amore-odio con Otranto, cioè amore con la città e odio per Otrantini, perché naturalmente, come si dice, nemo profeta in patria, per cui non è che fosse una persona dal punto di vista, come dire, molto, molto malleabile, perché a suo modo aveva naturalmente la sua forte personalità, che molto spesso cozzava anche con il perbenismo imperante, diciamo così, ecco.